Bene, buongiorno a tutti. Siamo qui collegati per l'intervista lezione per la Summer School 2021 della Rete Parri con la professoressa Gabriella Corona che ci parlerà di storia ambientale. Questo è il titolo secco del tema. È un tema amplissimo, come vedrete, non toccheremo assolutamente tutte le varie, i vari elementi che lo compongono e comunque cercheremo di essere il più possibile, diciamo, comprensivi e diciamo, riassuntivi della disciplina. Che è una disciplina abbastanza poco conosciuta, nonostante che le questioni ambientali, in un certo senso, siano sempre più importanti. Allora, Gabriella Corona è direttore di ricerca presso l'Istituto di Studi sul Mediterraneo, ISMED, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È editor in chief di una rivista molto importante pubblicata da White Horse Press, Global Environment, A Journal of Transdisciplinary History. È condirettrice dell'altra rivista interdisciplinare molto nota in Italia, Meridiana, rivista di storia e scienze sociali, e oltre a dare il suo contributo presso l'ISMED, è anche docente di storia economica dell'ambiente e del territorio presso il corso di scienze storiche al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli, Federico II. Ha pubblicato moltissime cose, sostanzialmente è 30 anni che si occupa di storia ambientale. Fra i suoi libri più recenti abbiamo la breve storia dell'ambiente in Italia del 2015, che pur essendo breve in realtà è uno dei volumi cardine sulla storia appunto dell'ambiente nel nostro paese, tradotta e pubblicata in inglese con il titolo A Short Environmental History in Italy. Ha pubblicato altre cose molto importanti, per esempio Rifiuti, una questione non risolta nel 2012, si è occupata anche di storia moderna, soprattutto sui demani e l'individualismo agrario nel Regno di Napoli. E con Piero Bevilacqua, ormai molti anni fa, ha pubblicato un volume su curatela su ambiente e risorse nel Mezzogiorno contemporaneo. Ha pubblicato sempre come curatela con Simone Neri Serneri un volume che pure si intitola Storia e ambiente, ma che si occupa di città, risorse e territori in Italia contemporanea nel 2007 per Carocci. E direi che uno dei volumi più importanti è quello curato con Paolo Malanima, Economia e ambiente in Italia dall'Unità Oggi per Bruno Mondadori nel 2012, ovviamente oltre alla sua opera, diciamo, principale nel campo che è appunto la breve storia dell'ambiente in Italia di cui abbiamo già parlato. Ecco, quindi Gabriella, la conosco da 30 anni, ci daremo del tu in questa intervista, lo esplicito, ci siamo conosciuti quando il sottoscritto, insieme ad altri due, poi si sono un po' persi in questo campo, Edgar Meyer e Guido De Luigi, abbiamo organizzato, credo, la prima conferenza, il primo convegno di storia ambientale presso la Fondazione Feltrinelli nel 1993. E da allora, diciamo, abbiamo mantenuto
i nostri contatti scientifici, e quindi io sono molto contento di introdurla. Buongiorno Gabriella. Buongiorno, buongiorno Andrea. E passiamo, diciamo, alle domande, a capire che cosa intendiamo in particolare per storia ambientale. Sostanzialmente scontata, il nostro pubblico è un pubblico di docenti principalmente, perché questa intervista sappiamo che è propedeutica alla Summer School appunto della Rete Parri di quest'anno, ma in realtà è una intervista aperta a chiunque la voglia visionare, quindi ovviamente ci interessa, come dire, anche dialogare con un pubblico più ampio, un pubblico specialistico, anche un pubblico, come dire, acculturato, che possa comprendere l'importanza di questa disciplina. Quindi, se riusciamo a dare una sintetica definizione, un quadro sintetico così per avviare il discorso, Gabriella, che cos'è la storia ambientale? Sì. Allora, innanzitutto volevo ringraziare te, Andrea, per questo invito, l'Istituto Parri, la Fondazione Corriere del Mezzogiorno, della Sera. Spero di poter dare un contributo, insomma, in questa direzione. Allora, ci sono molte definizioni di storia dell'ambiente. Io voglio ricordare la definizione che dà John McNeill, che è quella che a me piace di più, e cioè è un indirizzo storiografico, che pone al centro della sua analisi le trasformazioni nel tempo del rapporto tra risorse naturali e attività umane. Un, rapporto guardato poi da, prospettive diverse, la prospettiva della storia materiale, cioè la storia delle foreste, del cambiamento climatico, delle acque, la storia culturale, cioè del modo in cui noi percepiamo, scriviamo, dipingiamo, no, il rapporto tra natura e società, e infine la storia politica, che è la storia del modo in cui sono stati regolati questi due ambiti, la storia delle leggi, ma anche la storia dei movimenti, delle lotte, dei conflitti, sull'ambiente. Questo orientamento maturava prevalentemente negli Stati Uniti, negli anni 70. Erano quegli gli anni in cui si andava sviluppando un grande movimento ambientalista che combatteva per contrastare la diffusione dell'energia nucleare, sia in ambito militare che in ambito civile, ed erano gli anni in cui stavano emergendo, nel dibattito pubblico, le preoccupazioni degli scienziati che studiavano in quel periodo gli effetti della bomba atomica sulla biosfera. Quindi maturava un'idea di environment come tutela delle matrici naturali del sistema Terra, che, come vedremo, non è l'unico modo in cui storicamente, no, si è pensato e si è concepito il rapporto tra natura e società. Ci sono altri modi. La nascita dunque di questo filone storiografico risentiva anche di varie influenze di eventi, di orientamenti culturali. Il tempo qui è stretto, quindi non possiamo ricordarli tutti, ma ne voglio ricordare alcune. Innanzitutto, la pubblicazione del libro di Rachel Carson, Primavera Silenziosa, nel 1962, che è un libro che poi è diventato un libro culto dell'ambientalismo mondiale, ed è il libro di una biologa che denuncia gli effetti distruttivi dell'uso dei prodotti chimici, pesticidi, fertilizzanti in agricoltura. Primavera Silenziosa fa riferimento al fatto che nelle terre trattate dai prodotti chimici si allontanano gli stormi degli uccelli e quindi il loro cinguettio. Sono terre che rimangono, diciamo, nel silenzio. Un altro aspetto da ricordare è che nella seconda metà dell'Ottocento
si era sviluppato negli Stati Uniti un filone, un orientamento culturale che potremmo definire del proto-ambientalismo, con la pubblicazione di alcuni testi che sono anche questi diventati poi dei testi fondamentali, dei testi culto per il movimento di protezione della natura. Ne ricordo due: il libro di Henri David Thoreau, Walden or Life in the Wood, che è la storia della vita dell'autore di 2 anni nelle capanne lungo le sponde del fiume Walden, e poi un altro testo che è Man and Nature di George Perkins Marsh. L'autore avrà poi per l'Italia una grande importanza perché lui è stato ambasciatore in Italia, credo sia sepolto, se non sbaglio, qui. Non ricordo quale città. Ambedue questi testi sono una riflessione con cui l'uomo ha contagiato, Man and Nature, il libro di George Perkins Marsh, con cui l'uomo ha contagiato e contaminato, diciamo, una natura considerata selvaggia, incontaminata, considerata wilderness. Questo tema della wilderness è un tema che rimarrà un tema fondamentale, che avrà un'influenza importantissima sulle politiche pubbliche e in particolare sulle politiche di costituzione dei parchi. Sarà un concetto anche fortemente criticato invece poi dalla storiografia. Dobbiamo ricordare che il primo parco nazionale è stato fondato proprio negli Stati Uniti, il Parco di Yellowstone nel 1872. Un primo libro che tratta il tema della wilderness, un altro libro fondamentale nella storia dell'ambientalismo, è il libro di Roderick Nash, Wilderness and American Mind, che è stato pubblicato negli anni 60. Poi ci saranno altri libri che tratteranno e decostruiranno, no, questo concetto, il libro di Cronon, curato da William Cronon, Underground, American Underground. Un'altra influenza importante deriva da un Ecological Economics, un sottofilone dell'economia. Ricordo alcuni autori: Hermann Daly, George Scuregen, Robert Costanza, Partha Dasgupta. Un orientamento che si pone in maniera critica nei confronti dell'economia mainstream, cioè dell'economia classica, neoclassica, e la ritiene responsabile della crisi ecologica. L'economia mainstream attribuisce, diciamo, alla natura unicamente un valore di mercato, considera la natura come materia inerte. Gli Ecological Economics ritengono che invece la natura sia risorsa, e dall'etimologia della parola resurgere, cioè qualcosa di perennemente vivo che si rinnova continuamente. Per esempio, un esempio che troviamo spesso in questa letteratura è l'esempio del bosco. Il valore di un bosco non può essere solo e unicamente il valore della legna che si vende sul mercato, ma bensì ha un valore ambientale più ampio, una funzione collettiva, poiché il bosco influenza il clima, influenza l'andamento delle piogge, le radici degli alberi contribuiscono a formare diciamo, sviluppare la fertilità. Sulle pendici dei monti, i boschi riescono a, dire, controllare, regolare il deflusso delle acque, che altrimenti precipiterebbero, no, violentemente verso il basso. Questo filone dunque teorizza un'economia che sia un'economia fondata su flussi di risorse, flussi di energia, e rispettosa dei tempi, delle leggi di riproducibilità delle risorse. Importante anche perché introduce, no, un concetto di limite, un concetto che non esiste nell'economia mainstream, in particolare nell'economia neoclassica. Dunque, dall'inizio degli anni 70 fino ad oggi, questo filone si è sviluppato in numerose parti, diciamo, del mondo, e si è sviluppato anche grazie al sostegno e all'aiuto delle più importanti associazioni
gli storici dell'ambiente, cioè l'AASE, che è la prima associazione che è stata fondata in America, negli Stati Uniti, l'AESE, che è l'associazione inglese, fondata in Inghilterra ma europea, e la SOLCIA, che invece è l'associazione degli studiosi sudamericani. Anche grazie all'impegno invece delle tre grandi riviste internazionali di Environmental History, e cioè Environmental History, che è la rivista che nasce per prima negli Stati Uniti, Environmental History, che nasce in Inghilterra, e Global Environment, come tu hai ricordato, e Journal of Transdisciplinary History, che nasce in Italia, in particolare nasce a Napoli, con l'intento di ospitare, diciamo, gli autori di storiografie minori, di storiografie che provengono non occidentali, provenienti dal sud del mondo, dall'Asia, dall'Africa, dal Sud America, che erano le storiografie che riuscivano, diciamo, a trovare uno spazio minore nelle altre due riviste, una rivista invece molto, molto occidentale. Poi questa diffusione presenta, diciamo, una mappa di tematiche molto ricca: la storia delle foreste, la storia delle acque, la storia ecologica delle città, la storia dell'irrigazione, delle bonifiche, no? E così via. Un panorama estremamente complesso, ormai estremamente ricco, anche perché la storia dell'ambiente fuori dall'Italia, dove ha avuto meno successo, è uno dei filoni che attrae maggiormente gli studenti giovani. Quindi è stato calcolato, no, questo dagli storici americani, sulla base del numero delle tesi e del numero delle tesi di dottorato, che diciamo, è ormai diventato un numero molto molto alto. Sì, certamente dobbiamo dirci che il mondo anglosassone da questo punto di vista è molto più sensibile, anche in connessione ovviamente al problema climatico e quindi diciamo ha una, come dire, ha un problema relativo al passaggio fra generazioni. Cioè, passaggio della terra, no? Fra generazioni, una questione in un certo senso dello sviluppo sostenibile. No, giustamente mi è piaciuto che tu ricordassi la questione della nascita della disciplina fondamentalmente negli Stati Uniti, che ha, d'altronde, che hanno d'altronde una loro specifica caratteristica, cioè quei territori sconfinati. Quella corsa alla conquista, come dire, alla colonizzazione, alla anche sottomissione, no? In un certo senso, della natura, ma comunque con uno spazio naturale, un mondo naturale gigantesco, no? No? E che quindi è sempre, come dire, prevalente in un certo senso, predominante rispetto all'azione dell'uomo, almeno questo diciamo nella storia, è un elemento questo della wilderness e di questi giganteschi spazi che non solo ha diciamo pesato nello sviluppo di altre storie, no? Perché anche la storia dell'impresa, la storia economica in sé ha avuto tutto un suo percorso particolare negli Stati Uniti, ma è un elemento molto diverso da quello che da come avrebbe potuto svilupparsi, da come si è sviluppato poi in Europa, così come tu sicuramente hai un occhio, una mano più ferma su quello che succede a livello storiografico. Così come appunto dicevo, accade per l'Africa e il sud-est asiatico, cioè modi di, come dire, di sviluppo e di relazioni con la natura che sono certamente molto differenti rispetto a quelli
diciamo dell'Occidente, ecco, quindi dell'Europa e dei grandi spazi americani o nordamericani in particolare, per quanto diciamo abbiano un po' la stessa matrice culturale. Allora, forse potresti tratteggiare alcune questioni anche richiamando alcuni autori o opere, no, che sono più importanti, che possono essere ritenuti importanti come, e che ci sono stati, che sono stati appunto assolutamente paradigmatici, diciamo, nella costruzione della disciplina. Sì, voglio ricordare alcuni, in particolare quattro testi che a mio avviso sono quelli che hanno, come dire, tracciato un po' un solco all'interno di questi solchi, poi si sono venuti a formare dei veri e propri sottofiloni, no? Della storia dell'ambiente, diversi anche per l'approccio interpretativo, per gli aspetti che venivano maggiormente messi in evidenza. Il primo libro, che credo forse sia veramente il libro che ha aperto la stagione dell'environmental history, ed è il libro di Alfred Crosby, Lo scambio colombiano, Colombian Exchange, le conseguenze biologiche e culturali della scoperta dell'America. E questo libro racconta come il processo di scambio attivato dalla scoperta dell'America tra le due sponde dell'Atlantico, di scambio di prodotti alimentari, di derrate, di uomini, di animali, anche di malattie, abbia innescato una trasformazione delle economie agricole e dei paesaggi agrari straordinaria, che ha investito zone immense di diversi continenti. Questo libro è il libro che in qualche modo avvia lo studio della Global Environmental History e mostra come molti processi, non tutti, perché come vedremo noi salviamo la storia nazionale, molti processi di trasformazione ambientale siano processi transnazionali. Infatti dirà John McNeill poi in un'intervista, ritiene Alfred Crosby il suo maestro, il suo principale punto di riferimento, che sarà poi lo studioso che farà, diciamo che scriverà la storia globale del mondo. Il secondo libro che vorrei ricordare è quello di Donald Woster, che è un altro dei padri della disciplina. Ricordo che Donald Woster ha scritto anche un importante libro che si chiama La storia del pensiero ecologico, che è stato tradotto dal Mulino e che è un libro straordinario per chi voglia insegnare, no? Storia dell'ambiente. E questo però è il libro che voglio ricordare, Dust Bowl, cioè polvere, nuvole di polvere, che racconta gli effetti di queste gigantesche tempeste, no, di sabbia che hanno interessato negli anni 30 in particolare, diciamo, alcuni stati del sud degli Stati Uniti, Texas, l'Oklahoma, il Kansas, a causa dell'uso di macchinari agricoli, in particolar modo aratri meccanici, su suoli che non erano adatti, suoli secchi, aridi, non erano adatti per quel tipo di meccanizzazione. Si tratta di tempeste gigantesche che hanno raggiunto anche l'Atlantico e che hanno costretto centinaia di migliaia di famiglie contadine ad emigrare. Questo libro segna un altro solco perché la concezione, diciamo, della storia dell'ambiente di Donald Woster è che la storia dell'ambiente si deve occupare degli effetti distruttivi dell'economia di mercato, dei sistemi capitalistici. E quindi questo è uno dei filoni che poi si è sviluppato in maniera, uno dei criteri interpretativi sicuramente più forti nella storia dell'ambiente dell'età moderna e contemporanea, perché noi qui stiamo parlando prevalentemente di storia contemporanea, perché poi c'è tutto un filone che riguarda la storia dell'ambiente in età preindustriale, che però qua non prendiamo in considerazione. Questa è la storia, diciamo, dell'età che porta poi all'antropocene, diremmo, no? Alla
al modo in cui si sono avvenuti a configurare oggi i rapporti tra natura e società. C'è un altro libro, il libro di Caroline Marchant, che si chiama The Death of Nature, La morte della natura, donne, ecologia e rivoluzione scientifica, libro pubblicato nel 1980, e qui l'autrice ha ricostruito il modo con cui la visione elaborata dai grandi del pensiero scientifico moderno, Cartesio, Bacone, Newton, ha separato l'uomo dalla natura, concepito quest'ultima come una macchina che è governata da proprie leggi, in cui ogni ambito, ogni parte ha diciamo, una sua funzione, e che questa visione ha favorito la morte della natura e ha gettato le basi, diciamo, per la sua manipolazione da parte dell'uomo. Analogamente, il corpo della donna, inteso anche come natura, rientra in questa visione, e anche in questo senso, questa visione ha gettato le basi per il suo sfruttamento, per la sua sottomissione. Da qui il riferimento nel titolo a Women, a donne. E infatti questo libro è un libro culto, diciamo, dell'ecofemminismo, no? E quindi volevo ricordare, molto importante, come all'elaborazione della visione meccanicistica dei grandi della rivoluzione scientifica moderna si sarebbe poi contrapposta la visione sistemica, a partire dalla pubblicazione del libro di Darwin nel 1859, Le origini della specie, che invece concepisce la natura come un sistema di relazioni tra l'uomo e le altre specie viventi. Quindi c'è il superamento di questa barriera, no? Che è forte invece nella visione dei grandi della rivoluzione scientifica. Ultimo libro, il libro di William Cronon, Nature's Metropolis, che è la storia ecologica della città di Chicago nell'Ottocento. Chicago cresce, la popolazione cresce, crescono le risorse che la città ingloba, cioè la quantità di grano, di bestiame, di acque, di legname. Questo libro è molto importante perché anche questo libro crea un solco all'interno del quale si va a sviluppare la Urban Environmental History. Ed è importante perché supera un pregiudizio, perché questo è un libro dell'inizio degli anni 90, e il pregiudizio era quello che non si potesse fare storia delle città, cioè storia dell'ambiente nelle città inizialmente. Questo si è potuto fare in qualche modo perché è stata, come dire, ripresa, inglobato il concetto di città come ecosistema, ripreso dalla geografia urbana, dell'urbanistica, proprio tra gli anni 70 e gli anni 80 stavano elaborando questo concetto, per cui la città è un ecosistema che drena, metabolizza ed espelle gigantesche quantità di energia, ingloba acque, legname, prodotti alimentari, energia, acque, e le metabolizza ed espelle rifiuti e gas. Quindi questa visione ha consentito in qualche modo lo sviluppo della Urban Environmental History, che ha avuto anche molto successo, non a caso, in Europa, no? Dove, diciamo, il dominio delle città è sicuramente un dominio più forte rispetto ad altri, c'è cioè una precoce antropizzazione. Certo, è un dominio antico in un certo senso, no? Se vogliamo, dal superamento dei secoli bui, soprattutto in Italia. Ed è importante quel passaggio di Cronon, è giusta questa osservazione che questo elemento è stato mutuato dalla geografia. I tedeschi studiavano l'Interland proprio in quegli anni, anni 60, anni 70. E dalla questione dei servizi poi si sono spostati diciamo proprio, sugli aspetti, se vogliamo, ecosistemici, quindi
dei servizi ecosistemici in un certo senso. Senti, potremmo costruire, dare qualche indicazione su quelli che sono stati i grandi elementi di cambiamento per quello che riguarda proprio la storia ambientale, non la storia come disciplina in sé, ma proprio la storia, se vogliamo, la storia globale, ecco, quindi un po' la storia dell'umanità dal punto di vista degli eventi, delle trasformazioni. Sì, no, ti ringrazio per questa domanda perché è molto importante, secondo me, ci permette, diciamo, di fornire, agli studenti, no, un quadro interpretativo, no? Individuare quelli che sono i processi strutturali, fondamentali, parliamo sempre di età contemporanea, cioè attraverso i quali poi si sono venute a creare quei cambiamenti che ci spiegano, l'oggi, no? Ci spiegano il rapporto tra natura e società, così come si configura oggi il nostro presente. Noi sappiamo che da qui vorrei fare una brevissima introduzione, cioè la storia dell'ambiente non è solo storiografia accademica, no? È prevalentemente storia dell'uso pubblico, come le insegnava Nicola Gallerano, cioè una storia del presente che studia il passato per spiegare il presente e costruire in questo modo il futuro. Ormai non possiamo più fare a meno della storia dell'ambiente nel formare i nostri studenti, che poi dovranno diventare cittadini del mondo e forse anche classe dirigente, perché noi formiamo classi dirigenti future. E questo, diciamo, la storia dell'ambiente non può più mancare per vari motivi. Innanzitutto, la questione ambientale è diventata una questione centrale nel dibattito pubblico. C'è un motivo contingente che si è andato ad aggiungere, perché la transizione ecologica è diventato uno degli assi fondamentali del progetto strategico, il famoso piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'Italia e per l'Europa, insieme alla transizione digitale e al superamento, no, della crisi economica. E i ragazzi sono bombardati, bombardati da informazioni, da notizie, sanno molte cose sull'ambiente oggi. Ma spesso lo sanno in maniera confusa, senza, diciamo, avere un quadro interpretativo che gli possa far comprendere, no, questo presente. Un presente che è pieno di passato, ricco è il frutto, diciamo, di decisioni, di scelte che sono state fatte nel passato e che spesso in maniera molto complessa, molto problematica, con grandi contraddizioni. Quindi la storia dell'ambiente fornisce ai ragazzi un quadro interpretativo e criteri interpretativi per poter capire a fondo cosa sta succedendo e anche individuare poi un comportamento per il futuro. Quindi la storia dell'ambiente non può essere semplice narrazione, diciamo, del passato, come sono anche tanti altri filoni storiografici, no? Però c'è il rischio, bisogna stare attenti, perché il rischio della storia ideologica può essere storia ideologica, e su questo, a mio avviso, bisogna stare molto attenti perché, come diceva Mark Bloch nell'Apologia della storia, non dobbiamo utilizzare il passato per condannare il presente, o per giustificare il presente. Cioè, noi dobbiamo utilizzare la storia dell'ambiente per capire, per conoscere, perché faccia parte, no, della formazione, del bagaglio culturale, dei nostri ragazzi, dei nostri studenti. Devo dire che gli studenti sono veramente sempre molto, molto interessati, perché la storia dell'ambiente è la loro storia, ancor più la storia del territorio è la loro storia. E a volte c'è, cioè, questa passione che loro hanno, la trasformano in azione, no? Diventa veramente una pratica civica. Anche lo stesso studio lo concepiscono quasi come una militanza, come una pratica civica. Allora, i motori del cambiamento. Io penso che ci siano due grandi motori del cambiamento,
Il primo è l'incremento demografico, la crescita della popolazione, il secondo è la transizione energetica. L'incremento demografico, noi sappiamo che una delle più grandi trasformazioni riguarda, riguarda diciamo, la storia del mondo negli ultimi 2 secoli e mezzo circa, è l'aumento della popolazione. Noi siamo passati, alcuni numeri, da 700 milioni di persone nel mondo intorno alla prima metà del Settecento a oggi, in cui i dati sono impressionanti perché nel 2021 si calcolano 7 miliardi e 800 milioni di persone. Questo incremento è un incremento che però ha avuto tempi e ritmi molto diversi. Un primo balzo si è avuto dalla seconda metà del Settecento agli anni 50. Negli anni 50 la popolazione ammontava a 2 miliardi e mezzo, ma poi il balzo incredibile si è avuto negli ultimi 70 anni, quindi da 2 miliardi e mezzo a 7 miliardi e 800 milioni di persone. Questa, è, anticipiamo diciamo un po', è il periodo della grande accelerazione, quello che diciamo, nel linguaggio dell'antropocene è stato chiamato della grande accelerazione, in cui tutte le variabili subiscono una incredibile aumento, crescita di intensità, e questa è una delle variabili sicuramente che avrà un peso straordinario nella trasformazione del rapporto tra le risorse naturali e le attività umane. Tutti gli storici ritengono come momento di avvio di questo incremento, di questa crescita demografica, la seconda metà del Settecento. Ci sono alcuni, Paolo Malanima ritiene che sia iniziata nell'età moderna, ma è un po' una convenzione. E questo incremento è dovuto, diciamo, ad un cambiamento nel rapporto tra nascita e morti. Si riduce la mortalità, la fecondità rimane uguale, almeno fino agli anni 70 del Novecento rimane costante. Questa mortalità, diciamo che fino a quel momento la produttività, diciamo, della terra non era stata in grado di sostenere questa crescita della popolazione. La popolazione cresceva in alcune fasi, arrivava a un certo punto in cui la terra non riusciva più a sostenere questo incremento, c'erano carestie, morti, guerre e un'inversione. Una successiva inversione, una discesa del trend. Questo è quello che l'economista inglese Thomas Malthus chiamava la trappola malthusiana. Sì, Le è anche la cause. questione, scusami se ti interrompo, è poi la questione che è connessa a tutta la valutazione delle rendite decrescenti, fondamentalmente. Certamente, le terre Quindi marginali. crescita geometrica della popolazione, crescita lineare dell'utilizzo della terra, e lì poi c'era la struttura, fondamentalmente. Sì. Anche questa è una questione su cui è stato scritto molto, molto, molto complessa. Ci sono delle cause che sono alla base di questa crescita. La prima causa l'abbiamo un po' ricordata, cioè le scoperte dei navigatori europei, questa diciamo ricchezza di prodotti che invade prevalentemente l'Europa, di nuovi prodotti per ricordo il mais e la patata, che migliorano, diciamo, l'alimentazione, l'apporto calorico e quindi favoriscono, la crescita della popolazione. C'è un secondo elemento importante che è un cambiamento culturale, cioè nella seconda metà del Settecento, a partire dalla seconda metà del Settecento, c'è un cambiamento, diciamo, emotivo nel modo di sentire la natura, le risorse na della natura non più come nei loro aspetti più terrificanti, ma bensì come fonte di salute, di benessere, di conforto, di riposo. Quindi si cambia il rapporto col corpo, con l'abbigliamento, cambia anche il rapporto con gli animali domestici, no? C'è un libro di Thomas su questo cambiamento, soprattutto nell'Inghilterra del Settecento. L'acqua, in modo particolare, assume una nuova centralità, per esempio nella medicina, si diffonde una vasta pubblicistica che
dà notizie sulle capacità terapeutiche delle acque termali e delle acque del mare. C'è questo bel libro di Alain Corbin che si chiama La febbre della spiaggia, che racconta appunto come a partire dal Settecento nelle famiglie aristocratiche si inizia a diffondere questa pratica della villeggiatura al mare durante l'estate, che poi si va diffondendo anche negli altri paesi europei. Rientra in questo, per esempio, tutta la vicenda del Grand Tour, cioè i rampolli delle famiglie aristocratiche venivano mandati nei paesi dell'Europa mediterranea, no? Per godere delle bellezze. Pensiamo, no, al libro di Goethe sull'Italia. All'interno di questo cambiamento di percezione si possono collocare tre grandi cambiamenti, diciamo, sottoprocessi, diciamo così. Il primo è la rivoluzione igienica, l'igienismo. E l'igienismo ha, diciamo, avuto delle ricadute importantissime nell'ambito della storia della medicina, in particolare con la batteriologia e con le scoperte di Pasteur e di Koch negli anni 80 dell'Ottocento. Si ha un cambiamento. John McNeill considera questo evento, questa data, come uno dei cambiamenti epocali più importanti nella storia dell'ambiente e nel rapporto tra storia e microbi, cioè loro scoprono che i batteri sono l'elemento di contagio e portatori delle malattie. Fino a quel momento invece erano prevalse le teorie miasmatiche, si pensava che fossero gli odori. Da Pasteur e Koch in poi ci saranno la scoperta degli antibiotici, i vaccini, diciamo tutta questa fase di straordinaria importanza, no? Che adesso poi con la pandemia si è ripreso lo studio con grande intensità, no? di questo sottofilone della storia dell'ambiente. Questo è il primo. All'interno, diciamo, della rivoluzione igienica c'è un altro fenomeno straordinariamente importante, che è la nascita della città igienico-sanitaria, cioè le città stavano crescendo, la popolazione cresceva, crescevano i problemi di sostenibilità, i rischi ambientali all'interno delle realtà urbane e urbane industriali, città che si stavano anche industrializzando, e diciamo, gli amministratori più aperti e più moderni, nelle grandi città europee, a partire, diciamo, da Parigi, Londra, avviano, diciamo, un processo di cambiamento attraverso innanzitutto infrastrutturale. Iniziano la costruzione degli acquedotti, dei sistemi fognari, iniziano le prime politiche urbanistiche, che la politica urbanistica è in qualche modo quasi un protoambientalismo, perché riorganizzano le città in modo che, diciamo, di separare le aree che producevano inquinamento e dove si risiedevano le attività produttive da quelle dove si risiedeva. E in questa fase emerge un altro concetto storico, diciamo, nel modo di concepire la natura e la società, la natura e l'attività umane nell'ambito delle città, che è quello della salute pubblica. La salute pubblica è al centro delle politiche, al centro del dibattito pubblico, la tutela della salute pubblica. Poi, come vedremo, proprio per mostrare come sia problematica, poi, no, lo studio della storia dell'ambiente, anche le scelte siano problematiche, questa che è stata una straordinaria fase, la fase che è il fondamento della città contemporanea, ha prodotto un altro problema. Nella fase preigienica, le città al loro interno recuperavano quelli che si chiamavano i resti, i rifiuti, no? Lo stesso Goethe ci racconta, no, come che a Napoli i rifiuti organici venivano portati in campagna, e così ci sono studi su questo. Da quel momento in poi inizia, invece, i resti o rifiuti vengono allontanati dalla città, portati nei fossi, gettati nei fiumi, nelle città di fiumi. E quindi
si spezza questo circuito e inizia diciamo, prende avvio una problematica che diventerà drammatica nel corso del XX secolo. Sì, fra l'altro scusami se posso interloquire, ma è abbastanza interessante perché diciamo, nel percorso, no, che poi porta, come dire, all'igienizzazione in un certo senso della città, è abbastanza divertente che proprio in Inghilterra, che ovviamente era in un certo senso all'avanguardia, no, di tutti questi cambiamenti. Il water closet lo inventano loro, no? A metà dell'Ottocento. Ma è interessante perché quando vengono costruiti i primi impianti fognari c'è una grossa discussione in Inghilterra, a Londra, se non ricordo proprio male, sulla possibilità di recuperare quegli scarichi neri e convogliarli nelle campagne, quindi con un sistema, diciamo, industrializzato, chiamiamolo così, meccanizzato, che in un certo senso riproponeva il riutilizzo di quegli scarti, no, umani, le feci, eccetera, eccetera, per poter, diciamo, utilizzarli negli orti, così come era stato a Napoli e in tante città, perché anche a Milano io ricordo di aver studiato un po' questa vicenda è ancora fino agli anni all'inizio del Novecento c'erano personaggi specifici che soprattutto che venivano dalla Brianza che facevano questo lavoro di svuotare le fosse nere per poi fertilizzare gli orti e i campi. Quindi, Sì. scusami se ti ho No, no, interrotto, ma ma questa è una pratica, un tentativo che è durato anche all'inizio del Novecento, sì. che è durato Però per è molto interessante perché tempo. anche nell'evoluzione della città, no, diciamo moderna e contemporanea, quindi nell'applicazione poi di quegli strumenti legati all'idea dell'igienismo che stanno anche nelle leggi sugli enti comunali del 1902-1903 in Italia, c'è, diciamo, un dibattito come dire, sull'adattamento in un certo senso del vecchio sistema Sì, a quello nuovo, e poi invece si prende tutta un'altra strada, perché poi in Italia, così come in Inghilterra, si andrà a fare la differenza fra acque chiare e acque nere. Questa è una cosa, diciamo, sembra un appunto come ci dicevi tu, no? Quando poi si va a vedere nel dettaglio ci sono alcuni passaggi, alcuni elementi che sembrano di secondaria importanza, invece poi sono assolutamente centrali proprio nello sviluppo anche di gli politiche elementi e di ricadute sulle popolazioni. strutturali che molto spesso, appunto, come in questo caso, no, vediamo quanto sia problematica la questione, cioè no, non Certo. possiamo raccontarla in una maniera lineare, no? No, assolutamente. Sì. Il terzo elemento che volevo legato a questo che abbiamo detto essere il cambiamento culturale. È sicuramente come dire, la nascita del movimento di protezione e la nascita, ad esempio, in Italia si sviluppa alla fine del 800 e 900 un movimento di protezione del paesaggio, quindi la nascita di un nuovo modo di concepire il rapporto tra natura e società, che è un modo, questo che ha una forte accezione invece estetico-culturale, che è quello di bellezza naturale. No? Di monumento naturale, poi ci sarà una legge, almeno in Italia nel 1922, e questo è il modo con cui la nostra Costituzione, l'articolo 9, perché la Repubblica tutela il paesaggio, concepisce il rapporto tra natura e società. Noi non troviamo il termine ambiente, almeno nella prima stesura della Costituzione, perché non c'era, diciamo, e quello che dominava in quel momento il dibattito, le politiche, era l'idea di paesaggio, di tutela delle bellezze naturali, dove c'è un Certo. elemento culturale e naturale allo stesso tempo. Poi ci sarà la L'ambiente è entrato nascita. solo con la riforma, l'ambiente e l'ecosistema è entrato solo con la riforma
del titolo quinto, quindi molto di Sì, recente, nei no? suoi aspetti positivi e negativi. Ecco, adesso passiamo a una terza, diciamo, grande causa dell'incremento demografico, che è la rivoluzione agraria. Cioè, tutte, noi sappiamo appunto, l'abbiamo detto prima, tu l'hai sottolineato, era proprio la produttività, l'incapacità della terra di produrre una quantità di risorse tale da sostenere una popolazione in crescita a determinare appunto la trappola malthusiana. Quindi questa è la rivoluzione agraria, sono tutto un insieme di innovazioni prevalentemente tecniche, a cominciare dal cambiamento nei metodi di reintegrazione della fertilità. Si inizia, no, con nel 700 le piante foraggere, che erano piante ricche di azoto, quindi miglioravano, diciamo, le condizioni, sviluppavano la capacità di fertilizzazione dei terreni, e poi nel corso dell'Ottocento la meccanizzazione e la concimazione chimica. La concimazione chimica ha un ruolo fondamentale da un punto di vista ambientale, perché, come dire, la concimazione chimica entra nei processi di riproduzione, di riproducibilità della risorsa terra. È infatti uno degli elementi più importanti che poi sarà nel dibattito di oggi sull'antropocene. La terra, come dire, cessa di essere un settore autoriproducibile, autosostenibile, e la concimazione chimica entra, diciamo, interviene nei meccanismi biogeochimici proprio di riproduzione, cioè uno dei fattori attraverso cui l'intervento umano riesce a modificare i meccanismi di funzionamento, no, delle matrici naturali del sistema Terra. E anche questo, diciamo, invece aveva la sua giustificazione, no? Si arriva alla concimazione chimica perché si ritiene che le terre debbano diventare più fertili. Diciamo, il miglioramento, la rivoluzione agraria e l'aumento, diciamo, delle terre, della coltivazione, l'estensione delle terre agricole, almeno in una fase, diciamo, nella fase tra 700 e 800, soprattutto nei paesi dell'Europa occidentale e soprattutto nei paesi dell'Europa nord-occidentale, fu un'estensione che andò a scapito prevalentemente delle foreste, dei boschi, cioè quindi inizia un altro. Prende avvio un altro processo che caratterizza, che è stato molto studiato dalla storia ambientale, che è il disboscamento, che è la deforestazione. Una deforestazione che stava cominciando anche a suscitare preoccupazione nei governi, noi abbiamo una letteratura, diciamo, su questo. Nei governi tarda età moderna, negli stati, e qui diciamo, questo tema, no, dell'incremento demografico si intreccia con l'altro grande processo, diciamo, l'altro grande motore del cambiamento, che è la transizione energetica, perché la riduzione, no, il disboscamento rendeva sempre meno disponibile la legna come fonte energetica per le attività produttive, e cresce la domanda di carbon fossile. E qui, diciamo, si ha la transizione energetica, che sarà una, a mio avviso, forse la fase più importante dal punto di vista della discontinuità, cioè quella che proprio provoca, produce una nuova società, una nuova economia, un nuovo rapporto con l'ambiente, e sarà anche quella che consentirà di sostenere questa popolazione in aumento, ma nello stesso tempo, vediamo, no, quanto è problematica, sarà quella che provocherà poi quelle che oggi sono le principali cause, no, del cambiamento climatico. Quindi la transizione energetica cos'è? Il passaggio, diciamo, dall'uso di risorse rinnovabili come fonti energetiche, e quindi la legna, l'energia umana ed animale, attraverso il cibo, quindi sempre attraverso la terra, le acque, il vento in un secondo,
in un secondo momento, si passa invece all'uso di quelle che lo storico, questo storico tedesco che si chiama Rolf Peter Seefeld aveva chiamato le foreste sotterranee, cioè grandi risorse fossili che si sono formate nel sottosuolo addirittura 300 milioni di anni fa, quindi il carbone, il petrolio e il gas. Quindi la richiesta sempre maggiore di carbon fossile, appunto, ha portato ad un cambiamento dapprima nei paesi dell'Europa settentrionale, prevalentemente in Inghilterra e poi anche successivamente in Francia, che congiuntamente all'avvento di una grande innovazione tecnologica, cioè la macchina a vapore, hanno consentito l'avvio del processo, la rivoluzione industriale, l'avvio dell'industrializzazione. Bisogna dire che questo passaggio non è un passaggio così netto, così lineare. In molti paesi, per molto tempo ancora, accanto all'uso del carbon fossile, si continuava a utilizzare la legna. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno avuto un ricorso, diciamo, al carbon fossile molto tardo perché avevano grandi disponibilità di legna. L'Italia, la prima industrializzazione italiana si è fondata sull'industria idroelettrica, non perché in quanto paese povero di carbone. Quindi una transizione comunque che ha visto anche la stessa Inghilterra, l'industrializzazione inglese è in parte si è fondata sul carbone, ma anche ha continuato per molti aspetti, fondata ancora sull'uso della legna e sull'uso delle acque. La seconda, poi si ha nel Novecento un ulteriore passaggio, che è quello al petrolio. Inizialmente negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, ma in maniera generalizzata dagli anni 50 in poi, e il petrolio unito a un'altra innovazione tecnologica che era il motore. Infatti John McNeill parla di grappoli, cioè cambia la fonte energetica dominante accompagnata da un'innovazione tecnologica. Le innovazioni tecnologiche hanno un ruolo fondamentale nella storia dell'ambiente. E quindi con il petrolio, con la motorizzazione, entriamo nell'età del consumismo, nell'età, no, del passaggio dall'avvento del non più il cittadino, ma il consumatore, ed è il periodo, di nuovo stiamo in quello che abbiamo detto, della grande accelerazione, cioè gli ultimi 70 anni. Quello che volevo dire, due cose riguardo c'è questo storico che si chiama Wolfgang Beringer, che sostiene che tra il 1860 e il 1985 il consumo annuale, diciamo, di energia a livello mondiale è cresciuto di 60 volte. Questo ci dà l'idea, no, del grande cambiamento epocale che è stato prodotto, che è stato determinato, no, dalla transizione energetica e che ha potuto sostenere quel grande incremento della popolazione che abbiamo visto essere un elemento fondamentale. Uno storico, tanto per renderci conto, no, che la transizione energetica è stato un processo strutturale senza il quale, nel bene o nel male, intendiamoci, senza il quale non sarebbe stato possibile un presente così come lo viviamo oggi. C'è questo libro di Clapping, questo autore che si chiama Clapping, che scrive questa frase che mi ha colpito molto. Nel 1900 il consumo mondiale di carbone, 1900, equivaleva a distruggere e trasportare ogni anno una foresta di dimensioni triple di quelle della Gran Bretagna. Quindi questo per dire che con altre fonti energetiche non sarebbe stato possibile questo tipo, no, di sviluppo così come lo conosciamo noi. Ma se questo ha favorito uno sviluppo economico straordinario, nello stesso tempo è proprio l'emersione di quello che c'era delle subterranean forest,
prodotto quell'incremento di anidride carbonica nell'atmosfera, che è la causa fondamentale dell'attuale cambiamento climatico e dell'innalzamento delle temperature, che sempre più sta diventando ormai, diciamo, qualcosa che ci accompagna quotidianamente. Non sono più le notizie che ci arrivano dall'IPCC. Eh no, rispetto al 90 ormai siamo a 2 gradi, 2 gradi e mezzo, e l'Italia è uno dei paesi più colpiti, tra l'altro, da questo punto di vista. Noi non ci occupiamo di clima in questo, però giustamente lo tocchiamo perché Anche qua, rendiamo il fatto di essere consapevoli di questo aspetto, no? Anche se non lo possiamo trattare. no, anche se appunto noi parliamo di clima nel momento in cui andiamo a capire quali sono poi le cause strutturali, no? Che i processi strutturali che hanno Certo. determinato questo cambiamento, non è Certo. qualcosa, insomma, che ci Sulla arriva. transizione energetica forse bisognerà passare, cioè su tutto questo processo che noi raccontiamo di solito come rivoluzione industriale, no? Nei nostri, diciamo, programmi, nelle nostre programmazioni, il programma non esiste più dai tempi di Luigi Berlinguer. Diciamo che si dovrebbe forse passare dall'idea di accumulazione primitiva, no, di cui si parla sempre, che è un concetto marziano, ma che funziona, è oggettivo in un certo senso dal punto di vista dell'interpretazione storica, a accumulazione energetica, che è appunto quel salto che ci ha consentito di diciamo dare una pulsione, no, una spinta all'acquisizione di tecnologie nuove e poi di tutta una serie di elementi che entrano ovviamente nella nostra vita. Scusami, una piccola Interessante. notazione sulla No, ma è quale. molto interessante. Tra l'altro, c'è un ritorno, no, degli studi sulla rivoluzione industriale, perché c'è stato questo periodo tra gli anni 60 e 70 in cui si è studiato, credo sia una delle questioni più studiate nella storiografia mondiale. Penso di sì. E adesso poi c'è stato un momento in cui non si studiava più, adesso c'è un ritorno. Proprio per i motivi che hai detto tu adesso, insomma, no? Certo. Questo guardare la rivoluzione industriale dal punto di vista ambientale, no? Ed Sì, energetico. c'è una questione, diciamo, è un po' piegata sull'oggi ed è relativa evidentemente anche agli stili di vita. Se noi andiamo a vedere l'impronta ecologica attuale, quindi non voglio cadere nel presentismo, come si dice, però vediamo che ci sono paesi come l'Indonesia, che ha 200 milioni di abitanti, che ha impronte ecologiche, diciamo, attive, nel senso che l'impronta è più bassa di quella che sarebbe consentita pro capite. I grandi consumatori rimaniamo noi occidentali, Certo, quindi certo, certo. vabbè, comunque adesso Qui non voglio entriamo entrare. appunto nel discorso delle diseguaglianze, no? Certo. Delle diseguaglianze territoriali e sociali, che sono davvero, appunto, a proposito, adesso mi veniva in mente una delle implicazioni più interessanti, che è stata più studiata, della transizione energetica, è l'inquinamento, no? Certo. Abbiamo detto l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento anche biologico, perché poi l'inquinamento delle acque nelle città, eccetera. E questo discorso alla fase che abbiamo detto della città igienico-sanitaria. Ma la Certo. fase della città igienico-sanitaria è una fase prevalentemente che riguarda il mondo occidentale. Ed è una delle cause maggiori di disuguaglianze territoriali. Nell'80% dei paesi del sud del mondo, quelli che chiamano il sud del mondo ormai non è tanto sud, insomma, ancora alla fine del secolo scorso, quindi alla fine del 1900, per l'80% non avevano nelle città tutti questi sistemi, infrastrutture igienico-sanitarie che conosciamo noi. Quindi una percentuale altissima, cioè, di questo. C'è un altro aspetto che riguarda l'inquinamento, ecco, che vorrei ricordare, no? Perché Sì, poi ci dobbiamo l'inquinamento, avviare un po' verso la fine, sì, Gabriele.
No, l'inquinamento è una questione che riguarda le città, ma riguarda anche le industrie. Cioè c'è l'inquinamento dovuto alla, cioè la quantità di rifiuti industriali è una quantità altissima. E questo è dovuto, qui ritorniamo al discorso sul consumismo, no? È dovuto al fatto che dagli anni 30 per gli Stati Uniti, ma dagli anni 50 in particolare, nei paesi del mondo occidentale, l'industrializzazione è dominata da un modello di sviluppo fondato sull'obsolescenza dei prodotti, cioè i prodotti sono prodotti ma destinati a morire. E quindi diciamo, questo ha fatto sì che in Italia noi abbiamo grosso modo un 35 milioni di tonnellate di rifiuti urbani all'anno e 150 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, scusate, 35 milioni e 150 milioni di rifiuti industriali. Quindi il tema, diciamo, questo tema è un tema, di straordinaria importanza, anche questo. Certo, vorrebbe un ripensamento delle filiere produttive in modo che tutto possa essere in un certo senso riciclabile, perlomeno, No, se non diciamo prodotto con un impatto minore, un utilizzo minore di fa materiali. pensare il Certo. prodotto, ma d'altra parte questo modello di sviluppo è il modello dominante del capitalismo, no? Quindi si producono, si iniziano a produrre, perché prima non era così, dei prodotti destinati alla morte per poter poi vendere di più e quindi ottenere più guadagni. Certo. Tutto questo discorso mi sembra che ci riallacci poi alla questione che tocchiamo magari rapidamente dell'antropocene, no? Questo, diciamo, periodo variabile anche a seconda degli storici che lo hanno analizzato, che è collegabile in particolare all'opera di Paul Crutzen, e a quella di Stürmer che l'aveva battezzato, e che fra l'altro, così come se vogliamo Rachel Carson, non erano rappresentanti di campi di studio umanistico, cioè erano scienziati, sono scienziati, così come lo era Rachel Carson. È interessante questo aspetto, lo voglio diciamo ricordare perché. Noi abbiamo rappresentato, tu, scusa, hai rappresentato, diciamo, tutti questi aspetti, ma c'è una interazione continua, almeno dal punto di vista, come dire, delle informazioni, delle analisi che lo storico ambientale deve fare con le scienze dure, con le scienze biologiche, fisiche, chimiche, talvolta. Non sempre noi diciamo, abbiamo una preparazione adeguata, qualche volta ce l'abbiamo, qualche volta da autodidatti, però è sempre necessario in un certo senso approfondire e andare a vedere che cosa ci riportano diciamo, gli scienziati, mettiamola così, delle scienze dure, e i quali fra l'altro spesso anche oggi iniziano a parlare per conto proprio di storia ambientale, almeno a livello di ambito di studio. Non so, un lago che viene studiato inizia ad avere una sua storia ambientale che magari è più ampia di quella che pensiamo noi perché fa 25.000 anni, però è interessante che anche essi inizino ad avere questa visione, come dire, diacronica, no? Questo approfondimento nel tempo, che poi è la scienza della storia. Sì, ma dunque l'antropocene è un dibattito, ha dato vita a un dibattito straordinario, insomma, quello che tu hai detto a partire, no, dal famoso articolo scritto da Crutzen e Stürmer, che poi è un articolo brevissimo, e importante da vari punti di vista, a mio avviso. Innanzitutto perché ha dato vita appunto a tutta una serie di ricerche che sono state realizzate contestualmente da scienziati duri e da scienziati umani, diciamo da esponenti di scienze umane e sociali, John McNeill,
faceva parte, fa parte di questo grande, quel grande gruppo. E quindi si è voluto andare a comprendere, a studiare il sistema di interazione, no? Che legano i cicli che caratterizzano il sistema Terra con le attività umane. Cioè il dato fondamentale che loro mettono in evidenza è che l'uomo, l'attività umana sono diventati uno dei fattori che trasformano, riescono a trasformare, a incidere sui cambiamenti dei meccanismi di funzionamento dell'intero pianeta. Pensiamo appunto, il più classico è il cambiamento climatico. E quindi sono attraverso analisi stratigrafiche, no, sono andati poi a vedere, a cercare le tracce, no, delle attività umane diciamo, nelle matrici naturali più profonde della Terra, no, e si sono trovati, cioè, questa è una storia abbastanza conosciuta, no? Le tracce di azoto, di anidride carbonica, di fosforo, di carbonio, di tracce di plastiche, e tracce di fertilizzanti chimici e così via. Da questi studi poi è emersa l'esigenza, quindi quello che tu dicevi, di un superamento del rapporto tra natura e società, perché se l'uomo incide, riesce a incidere sui meccanismi di funzionamento del sistema Terra, diciamo, questa barriera, è una barriera che va superata. E questo è uno degli aspetti più interessanti, diciamo, che viene da questo dibattito, e cioè l'esigenza di superare anche le barriere che separano quelli che studiano, tradizionalmente hanno studiato la natura, cioè gli scienziati puri, e quelli che tradizionalmente hanno studiato l'uomo e la società, le scienze umane e sociali. Ed è interessante perché c'è questo chimico, che è uno dei chimici che più di tutti, diciamo, di fama internazionale, che si chiama William Stepan, che è uno di quelli che ha studiato appunto questi sistemi di interazione, che ha fatto parte di questi gruppi di lavoro, che appunto sostiene che accanto diciamo, per superare le problematiche ambientali, accanto alla decarbonizzazione e accanto alle nuove tecnologie, bisogna realizzare una trasformazione nel sistema dei valori, nei sistemi di governance, nei cambiamenti che riguardano i comportamenti, e quindi per questo motivo le scienze umane e sociali sono al centro nuovamente, no, di questo, sono quelle che possono meglio realizzare questo compito. Quindi è interessante, no, anche vedere come, e sempre più si parla di transdisciplinarietà. Anche i programmi europei di ricerca, gli Horizon, chiedono sempre più richieste e programmi di studio siano transdisciplinari. Velocemente volevo ricordare che poi la storia dell'ambiente ha risposto prontamente, ovviamente, no, alle sollecitazioni che venivano da questo dibattito, perché da sempre ha cercato, no, di introdurre la natura nel racconto storico. È stata quella che ha capito prima di tutti che la storia non può essere solo storia degli uomini, come tradizionalmente si è sempre creduto e si continua a credere ancora nelle accademie. Quindi il libro, che è stato considerato un po' il libro di passaggio dalla storia dell'ambiente alla storia dell'antropocene, è il libro di John McNeill, Qualcosa di nuovo sotto il sole. È un Certo. libro che racconta l'impatto delle attività umane sulle matrici naturali del pianeta, cioè l'idrosfera, l'atmosfera, la biosfera e la pedosfera, e che questi, cioè appunto questo impatto, e racconta la storia globale del mondo, del pianeta, e nel XX secolo, cioè quando questo impatto è aumentata, diciamo, la scala e l'intensità dei fenomeni che impattano su queste matrici, con particolare riguardo al periodo successivo agli anni 70, agli anni 50,
cioè gli ultimi 70 anni, poi lui scriverà con Peter Engel, che è un altro libro che si chiama proprio La Grande Accelerazione. Tre cose sono importanti in questo libro. Innanzitutto la scala, quindi la dimensione planetaria dei fenomeni, che non trascura la dimensione locale, cioè l'idea che l'azione locale può avere una ricaduta anche sull'azione globale, insomma, sull'insieme del pianeta. L'intensità, ma anche l'idea che il soggetto storico adesso è il genere umano, è la specie umana. Quindi questo è un altro aspetto. Certo, mi fa piacere che richiami questo aspetto della globalista in un certo senso e della dimensione locale. Era l'ultima domanda che ti volevo fare, ma la riassumiamo, no? Cioè, Riassumiamo. il fatto che ci sia una necessità di, cioè qualche storico ambientale, appunto, ci parla di necessità di una storia globale, esclusivamente, ma tu giustamente, prendendo spunto da McNeil, già ci ricordi che c'è un livello locale e c'è anche quindi un Livello livello nazionale. nazionale. E quindi l'ultima domanda in realtà è un po' sull'Italia, no? Che L'anticipiamo. sì, che Sì, cosa ci puoi assolutamente, c'è un dire? posto, ci deve essere un posto per tutti e tre, anche coerentemente poi con quella definizione iniziale, no? Perché c'è una storia globale che è la storia dei processi, l'abbiamo visto, no? Dei processi transnazionali, ma c'è una storia nazionale, perché se la storia ambientale è anche storia politica e delle politiche. Le politiche hanno un effetto fondamentale sulla trasformazione dell'ambiente. Questo è uno dei motivi per cui la storia nazionale non si può, ma c'è un altro aspetto fondamentale, che è un aspetto più tecnico, più storiografico. C'è un problema di fonti. Le fonti su cui studiano gli storici sono prevalentemente fonti che fanno riferimento a istituzioni pubbliche nazionali o non pubbliche, ma istituzioni nazionali, e c'è un problema di lingua. Perché molto spesso appunto si ha a che fare con storiografie minori, con lingue poco conosciute, e quindi per poter costruire una storia globale occorre fare riferimento alle storie nazionali, che noi possiamo, insomma, situazioni ambientali che noi possiamo conoscere solo attraverso quello che scrivono gli storici in quella nazione. Noi con il Global Environment da poco, per esempio, abbiamo pubblicato un libro sulla storia dello Zimbabwe interamente, ma d'altra parte, se non c'erano questi storici che studiavano sulle loro fonti, che traducevano i loro saggi, che non avremmo mai potuto avere un panorama così completo su questo. C'è una storia locale perché noi non possiamo prescindere dallo studio del ruolo delle comunità nel territorio, quindi una storia del territorio. Quindi lo storico deve tenere conto di tutti questi tre elementi, e inoltre la storia locale può avere un riflesso sulla storia nazionale e sulla storia globale, come avevamo detto. John McNeill, in un'intervista, fa un bellissimo, a me è piaciuto molto questo esempio di una carta geografica con diverse scale, no? La storia è una carta geografica, se noi cambiamo scala, ma noi abbiamo bisogno, per avere elementi di conoscenza, di tutti di più scale, no? Certo, Contemporaneamente. assolutamente. Benissimo, allora andando così all'ultima domanda, se riusciamo a dirci qualcosa sulla storia d'Italia, no? Ci sono degli elementi strutturali, così Sì, allora come. la storia d'Italia, sicuramente bisogna fare riferimento. Non si può non prescindere, diciamo, da quella che sono i caratteri strutturali, i caratteri originali della storia d'Italia, che ricordo brevemente. Quindi la fragilità e la vulnerabilità geologica. È un paese fragile, un paese giovane, formato da rocce erodibili, quindi una tendenza al dissesto idrogeologico, una tendenza naturale, no? Alle frane, alle catastrofi naturali. La ristrettezza delle aree di pianura, ci stanno il 77% sono le aree montano-collinari, solo il 23% aree di pianura,
e molte, quelle più ristrette stanno nel Mezzogiorno, che storicamente per secoli sono state pianure malsane, paludose, malariche. I sistemi idrografici, ricordiamoci il grande sistema idrografico del Po, ma c'è, diciamo, tutta la zona appenninica che è caratterizzata da sistemi torrentizi, in particolare il sud, con alternanza di periodi di piena a periodi di magra. La sismicità, questo è un tratto che caratterizza. Se noi guardiamo la cartina d'Europa, vedremo che l'Italia si caratterizza per questa tendenza alla sismicità ed è molto più simile ai paesi asiatici da questo punto di vista. E sono stati, ci sono nella Summer School, ci sta appunto Gabriella Gribaudi, e ci sono stati dei gruppi di studio sulla sismicità, sullo studio della sismicità, ma non solo come da un punto di vista solo naturale, cioè il terremoto come evento naturale, ma il terremoto come evento sociale. Quindi Certo. un ulteriore elemento è la presenza della malaria. La presenza della malaria ha condizionato le popolazioni, soprattutto dell'Italia centrale, meridionale e insulare, per molti secoli, e si è sviluppata poi negli anni Ottanta in Italia una grande scuola di mariologia, la più grande forse nel mondo, e lo Stato italiano ha condotto delle campagne nel corso dei primi decenni del Novecento, delle campagne per l'eradicazione della malaria e per con la distribuzione del chinino, che era una sostanza appunto tratta dalla corteccia del legno, che era contro riusciva in qualche modo ad attenuare questa malattia. Poi però si è completamente debellata solo negli anni 50 con l'uso di DDT. Per quanto Grazie. riguarda poi la storia, naturalmente qua appunto il tempo non è molto. A me sembra che un ruolo fondamentale dopo l'unificazione nazionale abbia avuto lo Stato nella trasformazione, no, dell'ambiente in Italia. E l'ha avuto su due direzioni. Innanzitutto perché ha, come dire, liberalizzato il mercato delle risorse. In particolar modo due risorse, la terra e l'acqua, ha diciamo soppresso tutti quei vincoli che impedivano una commerciabilità della terra, e pensiamo ai commons, pensiamo agli usi civici, tutto questo è stato il frutto di un percorso molto complesso. L'acqua ha reso l'acqua un fattore disponibile per le attività produttive, per l'industria. Ma nello stesso tempo ha cercato, no, di elaborare delle politiche pubbliche per contenere gli effetti distruttivi di un mercato lasciato libero di operare. Ci sono tanti, si potrebbero dire tante cose, appunto, però io voglio ricordare due elementi, due aspetti della storia, diciamo, della storia dell'ambiente in Italia importanti. Uno che ha un carattere, diremo, tra virgolette, positivo, e l'altro che ha un carattere altamente negativo. Il primo positivo è la storia delle bonifiche. Qua, anche qui c'è stata una letteratura enorme. Le bonifiche ci sono state in Italia fin dal Medioevo, le popolazioni si sono sempre confrontate con i temi, con questa difficoltà, no, legata ai sistemi idrografici, le bonifiche del Reno nell'Italia del Nord-Est, le bonifiche dei Reggiani in Campania e così via. Lo Stato unitario, la prima legge dello Stato unitario, la legge Baccarini del 1882, grazie alla quale lo Stato si assume la responsabilità, diciamo, del 50% delle bonifiche e dà un primo risultato positivo, soprattutto nelle aree del nord-est, cioè nella Bassa Padana, verso Ferrara, Rovigo, Ravenna, lì vengono bonificate, ci sono. Ma quella, diciamo, delle bonifiche, si è potuto vedere rapidamente che questo tipo di bonifica, prevalentemente idraulica, non poteva andare bene per l'Italia meridionale, e
E quindi si elabora soprattutto il gruppo intorno a Nitti all'inizio del Novecento, dove c'erano altri funzionari pubblici, dove c'era un tecnico importante, Omodeo, che tu hai studiato, elabora un concetto di bonifica molto diverso, che è una riforma del territorio generale necessaria per il Sud se si voleva poi superare quel gap nord-sud. E industrializzare e rendere l'Italia un paese allineato all'Europa. Ma anche questa è una storia molto complessa. Quest'idea di riforma verrà poi realmente realizzata negli anni 50, di bonifica come riforma generale del territorio, dalla Cassa per il Mezzogiorno con le leggi di riforma agraria. Quindi questa è la parte, diciamo, positiva. La parte negativa è il rapporto tra lo Stato e il suolo, tra lo Stato e il consumo del suolo. Il consumo del suolo è un concetto che rimanda a un processo di artificializzazione, no? Del suolo, che perde la sua funzione ambientale, non può più assorbire CO2, non può più produrre beni alimentari, eccetera. Gli indicatori ci dicono che l'Italia ha un consumo del suolo velocissimo. Intorno al no, e arriva al 9% circa del territorio nazionale, laddove invece la media europea è del 4%. Diciamo, a partire dagli anni 50, un'urbanizzazione, sì, c'è stato un processo di espansione delle realtà urbane e urbane industriali in Italia, che è avvenuto. Come dicono gli urbanisti, a macchia d'olio e non divorando agricolture ad alto reddito, paesaggi di pregio, privatizzando zone bellissime zone panoramiche, espandendo le città sugli argini dei fiumi, su zone di massima pendenza. E questo perché questo processo di urbanizzazione è avvenuto attraverso forme di speculazione edilizia, abusivismo edilizio. Assenza addirittura di politiche urbanistiche. Un dato mi ha molto impressionato: alla fine degli anni 70, nell'Italia meridionale, su 2522 comuni, solo 193 avevano il piano regolatore, e adesso la situazione non è molto diversa. Quindi, un processo che è avvenuto in maniera molto anomala rispetto anche a quello degli altri paesi europei. E questo per vari motivi: motivi di carattere culturale, vasti settori della società italiana hanno considerato il territorio come uno strumento di guadagno, uno strumento di profitto, ma nello stesso tempo anche per ragioni politiche, per scelte politiche. La resistenza da parte di ampi settori dello Stato, le magistrature, le burocrazie tecniche, i partiti politici, i stessi governi, per una definizione chiara del rapporto tra diritto di proprietà, diritto di edificazione, e una resistenza a introdurre forme di controllo pubblico, nei processi di edificazione delle aree fabbricabili. Ultime cose, concludo, e questo, diciamo, attraverso varie modalità che sono state studiate dalla letteratura, cioè il fallimento delle riforme urbanistiche, prima di tutto Fiorentino Sullo nel 62, la ciclicità dei ricorsi ai condoni, il grande condono dell'85, 2003-2009, e poi in ultimo il passaggio della tutela del paesaggio, che secondo la norma della Costituzione, l'articolo 9, era una tutela nazionale che doveva essere dello Stato nazionale alle regioni. E qui con tutta una serie di leggi, di decreti che introducono, diciamo, innanzitutto il passaggio della tutela del paesaggio all'urbanistica, settore dell'urbanistica, e una confusione nominalistica tra ambiente, paesaggio, beni culturali, beni ambientali. Quindi senza avere chiara quello che noi abbiamo detto, cioè questa differenza della storicità dei modi di guardare al rapporto tra natura e società. Questo ha indebolito fortemente dunque le politiche
le politiche di tutela, e oggi ci avviamo ad un momento così delicato, quello della transizione ecologica in Italia, con un bagaglio culturale, giuridico, sulle questioni ambientali fragilissimo e debolissimo, e con una grande e scarsa consapevolezza, appunto, di tutto quello di cui abbiamo parlato qui oggi. Benissimo, ti ringrazio Gabriella. Questa tua notazione ultima è interessante perché quella confusione, diciamo così, io non voglio essere ipercritico ovviamente nei confronti del Ministero dell'Istruzione, però quella confusione un po' fra ambiente, paesaggio, beni culturali, eccetera, si riflette anche nella legge 92 sull'educazione civica, che appunto nell'asse secondo mette insieme tutti questi aspetti, dallo sviluppo sostenibile all'ambiente agli altri, quindi diciamo poi obbligando a una forma di suddivisione, no? Di suddivisione, così come abbiamo cercato di fare poi alla fine anche nelle giornate della Summer School che inizierà il 30 di agosto. Ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento. Mi sembra che sia stato complessivamente esauriente di tanti aspetti della storia ambientale. L'abbiamo detto, non tutti ovviamente sono stati toccati, non abbiamo toccato le ecomafie, non abbiamo toccato troppo la questione degli inquinamenti industriali, che poi sono sempre un po' puntuali e quindi c'è un problema relativo. Non abbiamo troppo toccato la questione dell'alterazione del clima, però lo ribadisco, siamo consapevoli di tutto questo, ve lo diciamo, e tutto il resto però diciamo è stato analizzato diciamo in maniera abbastanza puntuale, scrupolosa e costituisce certamente un elemento importante per coloro che si vogliono avviare, come dire, alla storia ambientale e all'utilizzo degli elementi della storia ambientale anche all'interno, della loro programmazione scolastica. Quindi ancora grazie Gabriella e Grazie a a voi, presto, arrivederci. grazie a te.